allora ci sono. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi io vi racconterò cosa ho fatto venerdì a scuola natura, l'ultimo giorno in cui io vado e non ci sarà la sera purtroppo. Quindi se non avete visto il video di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, andate subito a vederli. Quindi giovedì sera, nel frattempo io faccio skincare perché mi devo rifare tutto, perché voglio avere la pelle morbida e carina. Quindi cominciamo. Allora, nel frattempo che faccio la skincare e faccio qualcos'altro, vi racconto. E qua pure lo specchio. Ciao! Quindi ci siamo svegliati venerdì mattina e io ho preso, abbiamo fatto colazione alle 8:40 e fin qui tutto bene. Ho bevuto latte, cacao, pane con Nutella e infine abbiamo lo yogurt, cioè tutti i nostri le nostre colazioni sono state uguali. Quindi noi siamo andati di sopra, appena svegliati, noi ragazzi nella nostra camerata siamo andate a rifare la valigia, perché era proprio, non l'abbiamo ancora fatta, quindi la dovevamo sistemare, quindi l'abbiamo sistemata e noi eravamo molto tristi, però siamo andate comunque a sistemarla. Poi abbiamo fatto colazione tutti quanti insieme, anche con i maschi. Qui poi cosa abbiamo fatto? Invece dovevamo andare dall'operaio, però stava letteralmente piovendo, quindi invece di andare noi da lui è l'operaio che è andato da noi. Quindi è stato un bel gesto carino e ci ha insegnato cose che letteralmente non sapevamo. Tipo, per esempio, che le api, cioè anch'io non sapevo queste cose, però se voi le sapete bene, bravi, cioè io letteralmente non sapevo e pensavo che le api avrebbero l'alveare, ma in verità non era l'alveare, si chiamava arnia e che in pratica le api non vivono lì con una casa appesa ad un albero, ad un ramo. In verità loro dormono dentro l'albero oppure in una scatoletta dove c'è un foro dove possono passare. E abbiamo imparato, quello che mi ricordo, che le api hanno tre diverse comunicazioni, che in pratica la prima era il ballo, il secondo erano i feromoni e l'altro era tipo le trasmissioni, cioè tipo le onde cerebrali, non mi ricordo. Sì, quello. E poi credo che vi leggerò il mio tema che ho fatto. E poi non so se vi darò anche il voto, perché ho avuto sul tema, ho occupato 2 fogli protocollo, cioè quasi 8 colonne. Quindi ho fatto benissimo. Però non so se è diventato molto bello, perché non lo so. Poi continuiamo. Dopo aver fatto l'operaio, lui aveva detto che voleva comprare miele, potevamo comprarlo e non l'ho comprato perché non volevo. Però vabbè, fa niente. E gli ho insegnato tantissime cose. E poi siamo andati a far tempo. Poi è successo questo, che Aloka letteralmente ha aperto il suo portafoglio con i documenti dentro e dei soldi, però per fortuna che alla fine siamo riusciti a ritrovare, come si chiama, il portafoglio di Aloka. Questo non è mio. E quindi è stata una buona fine, perché poi era molto, molto spaventoso che lui avesse, come dire, dimenticato il portafoglio, sarebbe stata una cosa brutta. E quindi noi cosa facciamo? L'abbiamo cercato e poi dopo siamo riusciti a ritrovarlo, però non sappiamo chi è stato. Vabbè, fa niente. E poi comunque un'altra cosa che volevo dire è che in pratica dopo quello siamo andati a fare pranzo. Siamo andati a fare pranzo e c'era la pizza, credo, sì, una delle tantissime cose buone
E di già io da lì ero già felice perché se il primo è buono allora il secondo è buono, oppure il primo è buono poi il secondo non è buono. Non lo so, però secondo me è così. Poi è l'ora di andare via, quindi lì da lì eravamo già tristi. Ok, scusatemi, mentre stavo parlando mio padre mi ha chiamata. Quindi stavo dicendo che era il momento di andare via, ero molto triste, un botto. Anche gli altri, quindi ho fatto pure la foto. E vorrei tanto rivedere Cassandra, Sandy, visto che la prof ci ha fatto fare questo tema. Io volevo rivedere tutti comunque. E ho detto proprio perché. È una bella cosa perché io penso che tutte le scuole dovrebbero farlo e tutti i bambini e i ragazzini dovrebbero fare scuola natura la gita lì perché scuola natura non è solo una scuola, serve a stare con altre persone e non con le stesse e poi fare amicizie. Tipo io sono riuscita a fare amicizia con Salma ed Erika che non conoscevo benissimo e ora siamo diventate amiche e poi sono stata anche tanto tempo con altre persone, non sempre con le stesse. Quindi questo è una bella cosa. Io vorrei tanto che voi che chiunque lo potrebbe fare perché è una bellissima cosa da fare. È una bella sensazione da avere. Quindi, questo era il video di oggi e dovevo raccontarvi un'altra cosa. Quindi, se siete arrivati in questo video, questo punto del video, date un pollice in su. Iscrivetevi al mio canale, è quello di Ale, che Ale adesso non c'è perché è a scuola, ma così non vi perderete nessuna delle nostre pazze e crazy avventure, come volete voi, o racconti o altre cose del genere. Basta che siano divertenti. Quindi, arrivata, io dovevo fare, stavo facendo letteralmente il video in cui ritorniamo dal tragitto che poi dopo posterò pure. E poi troviamo che alcuni dei nostri compagni stavano dormendo e quelli non posso elencarli perché no, se no non vogliono essere elencati, però io so chi sono e quindi è stato bellissimo. Poi, mentre proprio arriviamo, il mio telefono è arrivato a 0%. Io ero tipo, casa! Io dovevo fare il video, io stavo proprio scendendo e poi il telefono è arrivato, boom, spento, morto, 0%. Così. Vabbè. E quindi è successo questo. E a me non è piaciuto. Quindi poi dopo ho iniziato a fare il video in cui sono arrivata. Ho postato qualcosa in cui io ho fatto vedere tutto. Oddio. Che schifo questo odore. E niente, ho detto solo questo volevo dire. E vorrei tanto ritornarci e so già che faremo altre gite, però che forse dureranno ancora di più. Però diciamo che tra tutte le gite che ho fatto, direi che questa è la mia preferita. Oddio, mi brucia l'occhio per questo che ho appena messo. Quindi, ragazzi, questo era il video di oggi. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!